Allora, noi abbiamo categorie come sotto i 18 anni, per esempio, c'è un rischio di mortalità per Covid dello 0,00002, queste erano gli ultimi dati CDC. Quindi, insomma, è più facile essere colpiti da un asteroide, no? Che morire di Covid sotto, insomma, in giovane età. Eppure, dai 12 anni, in Italia, dai 12 anni, senza Green Pass, quindi senza vaccino, non si possono fare tutta una serie di attività vitali, soprattutto in questa fase dello sviluppo, come andare in palestra, fare nuoto, entrare in un bar, prendere un gelato a un tavolino, andare al cinema, entrare in un museo, partecipare ad un evento culturale, insomma, si è deciso di fatto di obbligare anche i piccolissimi in questa fascia di età dove veramente il Covid proprio statisticamente è provato che non è un rischio, appunto, più facile essere colpito da un asteroide. Allora, è chiaro che hanno dovuto, per avere un'adesione alla campagna vaccinale per questa fascia di età dove il genitore a portare i ragazzi, il bambino, no? Il preadolescente o comunque a suggerire a un adolescente vai al lab vaccinale, chiaro che hanno dovuto dire una serie di menzogne, inventarsi che il Covid era pericoloso per questa età, pur se i dati ci dicevano e dicono ancora che non lo è. Ma accanto a questo, cioè con questo, c'è sempre questa ideologia, non ce la fai da solo, perché tu stai dicendo questo, nel momento in cui dici, vabbè sì, ci sono queste statistiche, ma sorvoliamo, ti serve il vaccino, perché così il Covid sarà più leggero, così non ti succede niente. Stiamo dicendo che tu senza farmaco non sei competente a livello immunitario.